Focus, finestra aperta sul territorio. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato ed oggi sono in compagnia con il professor Emanuele Martinez, superiore della Congregazione del Santissimo Crocifisso di Vittoria. Professore, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Professor Martinez, partiamo subito con il prossimo appuntamento in programma, e cioè il 380° anniversario della fondazione della congregazione di cui lei è superiore, che si terrà il prossimo 26 maggio a Vittoria. Ci vuole dire come sarà articolata la giornata? Certamente. Il 26 maggio festeggeremo questo 380° anniversario della fondazione della congregazione. Effettivamente la congregazione è nata il 20 maggio del 1644, ma per motivi prettamente logistici non potevamo farlo durante la settimana, quindi l'abbiamo spostata alla domenica, il 26. Tutto ciò è stato concordato con l'autorizzazione, anche il beneplacito, diciamo, di Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Giuseppe La Placa. Noi non faremo altro che andare a ritornare indietro nel tempo, analizzare la congregazione dal suo punto di vista della nascita ad opera del venerabile padre gesuita Luigi Vanuza, perché lui a suo tempo promuoveva nella città l'amore e la devozione per il Cristo crocifisso e la Beata Vergine Maria addolorata. Quindi è una via pratica quella che fa la congregazione negli anni, in questo 380°, perché è un antichissimo culto che prevede, quindi sei tempi remoti, che ogni venerdì santo una processione si snodi per il centro storico della città, con i due simulacri, quello del Cristo poggiato sul cataletto e trasportato dai contrati, e poi ovviamente il simulacro della Madonna addolorata. Il corteo muove dalla Basilica di San Giovanni per raggiungere il tempietto che è di proprietà della congregazione, che si trova in Piazza Sei Martiri, detta Piazza Galvani. Esso è stato edificato nel XIX secolo e fu di proposito edificato per portare il Cristo in quel luogo, e poi la sera venivano recitate delle rappresentazioni sacre che un tempo si chiamavano parti o porzioni. Queste rappresentazioni, che sino agli anni 50, prima degli anni 60, venivano fatte ad opera del popolo, dei vittoriesi, perché c'erano delle famiglie che si tramandavano di padre in figlio la recita sul palco delle parti, delle sacre rappresentazioni, poi negli anni 60, verso la fine, si passò a chiamare, diciamo, dei registi e quindi anche delle persone di un certo rilievo che hanno portato lustro, quindi, alla nostra città. La congregazione a Vittoria ininterrottamente, quindi, ha proseguito in tutti questi anni questa attività di devozione, perché io tengo a precisare sempre che il confrate che viene da noi e chiede di farne parte deve essere devoto al Cristo e alla Madonna addolorata, altrimenti non ha modo di esistere e di venire tra di noi, perché la congregazione, diciamo, che è una parte del culto del Cristo, quindi non è un'associazione qualsiasi, non è un club service, non è niente di tutto ciò, è soltanto delle persone che rivolgono sempre costantemente lo sguardo al Cristo e come tale quindi alla loro devozione. Professore, ci racconta un po' a grandi linee la storia della congregazione e attraverso quali riti e quali gesti? Le potrei dire tutto ciò che si svolge dall'inizio della mattina, perché la parte, diciamo, vocazionale viene la mattina con l'apertura della nicchia che si trova all'interno dell'oratorio del Santissimo Crocifisso. Fisso un tempo l'oratorio della congregazione, che poi con il Concilio Vaticano II è stato donato e quindi ceduto alla Chiesa. Ma all'interno di questo oratorio, ormai parte integrante della Basilica, si trovano i due simulacri, il simulacro del Cristo e il simulacro della Madonna addolorata.
Quindi si apre alle 7 del mattino ad opera dello superiore, coadiuvato da alcuni confrati, tra cui il maestro dei novizi, in particolar modo che è un diacono permanente della diocesi di Ragusa, e automaticamente iniziano quindi tutte quelle operazioni, se vogliamo considerarle così, ma sono degli atti di devozione in cui i confrati puliscono i due simulacri e poi si tira fuori in prima analisi, quindi l'addolorata, per sistemarla su un fiaccolo, quindi, e poi verrà vestita con il manto, con la corona, con lo stiletto, eccetera eccetera. Quindi la vera operazione importante preliminare avviene di buon mattino, e una volta addirittura lontani da occhi indiscreti, perché i confrati erano gelosi di questa opera pia che veniva fatta all'interno quindi dell'oratorio. Poi successivamente, ovviamente, i tempi moderni cambiano, e poi la devozione popolare non dobbiamo dimenticarla, che è presente ancora tutt'oggi e ci permette, e noi permettiamo, che anche le persone che vengono ad assistere lo possono fare. Ovviamente in 380 anni tante cose sono cambiate, ma le cose più essenziali, il culto al Cristo e all'Addolorata, non è mutato, glielo posso assicurare, dal 644 ad oggi. Tant'è che noi abbiamo voluto festeggiare quest'anno questi 380 anni, e con l'aiuto e l'accordo che ci ha dato Sua Eccellenza il Vescovo è stato quello di riunire tutte le confraternite della diocesi proprio il 26 maggio al Teatro Comunale, che ha messo a disposizione l'amministrazione comunale. Poi seguiranno delle relazioni dall'arcivescovo emerito di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, che è l'assistente ecclesiastico di tutte le confraternite d'Italia, perché noi siamo associati già dal 2006 alla Confederazione Nazionale delle Confraternite delle Diocesi d'Italia. Il 380esimo, la celebrazione, non avverrà soltanto con le confraternite della diocesi di Ragusa, ma verranno anche confraternite di fuori diocesi, che hanno sempre legate al culto del Cristo, che hanno il piacere di venire per questa solennità che è importante. E poi, uscendo dal teatro, dopo la relazione di Sua Eccellenza Monsignor Pennisi, con abiti confraternali, con labari, con stendardi, ci recheremo con una piccola e brevissima processione in Basilica, dove ci sarà la celebrazione eucaristica di Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor La Placa, la concelebrazione quindi di Monsignor Pennisi, e poi il nostro direttore spirituale e il delegato vescovile Don Giovanni Nobile. Questi saranno i momenti importanti a cui la congregazione quindi vuole dare risalto alla città di Vittoria, perché se noi consideriamo che Vittoria è nata nel 1607 e la congregazione nel 1644 ad opera di questo gesuita, padre Luigi Lanuza della Compagnia di Gesù, abbiamo detto che la congregazione è Vittoria, come sostengo io. Quindi sarà un momento importante per rievocare la presenza delle confraternite ai giorni nostri, come ci dobbiamo comportare, come ci dobbiamo muovere. Io sono sempre dell'avviso che siamo e dovremmo sempre continuare ad essere parte integranti delle comunità parrocchiali, perché non ci può essere un distacco tra la parrocchia, i componenti del comitato e la congregazione. Assolutamente, la congregazione è parte integrante, e ciò lo devo dire anche al conforto e al sostegno che ci dà il nostro direttore spirituale, che è l'arciprete parroco della Basilica di San Giovanni Battista, Don Salvatore Converso. Io nella qualità di superiore non faccio mai nulla, né un passo avanti, nemmeno indietro, come si suol dire, se non mi confronto con lui. E altrettanto, per ciò che dobbiamo fare, abbiamo questo rapporto di sintonia che è abbastanza piacevole e che ci porta avanti negli anni, e che mi auguro che questo continui all'infinito, anche quando noi, e io in particolar modo, non ci sarò, ma saranno chi mi sostituirà, quindi, perché io sono superiore pro tempore della venerabile congregazione, che
si abbia lo stesso intento, perché se viene a mancare questo, viene a mancare tutto. Certo, è infatti l'idea del camminare insieme, è proprio il titolo della relazione che terrà Sua Eccellenza Monsignor Pennisi. Rispetto anche alla longevità della congregazione, perché 380 anni sono tanti, qual è la specificità della congregazione stessa e come un qualcosa che fondamentalmente ripropone anche una ritualità così tanto antica, con delle radici storiche così forti, risulta ancora interessante magari ad un pubblico un po' più giovanile? Perché io so che nella vostra congregazione ci sono comunque anche tanti giovani. Ecco, qual è il segreto? Il segreto è che i giovani di una volta, come lo ero io, avevano la tradizione familiare, c'erano i loro familiari, facevano parte della congregazione. Oggi ci sono i tempi moderni, quindi quando un giovane che tu vedi interessato, che tu vedi che è vicino al tuo sentire e ha questo piacere di far parte della congregazione, noi lo facciamo benissimamente, perché sempre il nostro impegno è rivolto a prescindere dal culto, quindi del Cristo, della Dolorata, ma anche alle attività benefiche che vengono svolte nel nostro territorio. Nel nostro territorio non intendo soltanto a livello della Basilica di San Giovanni, ma di tutto. Facciamo periodicamente le collette alimentari, queste collette alimentari che poi andiamo a distribuire nelle parrocchie. E mi creda, quest'anno è capitato un caso specifico. Dovevamo incontrarci con i confrati per questa solita colletta. Penso durante la notte di rivolgermi ad una parrocchia in particolar modo. Ebbene, vado in questa parrocchia alla fine, quindi della raccolta, e il reverendo parroco mi dice: ti ha mandato il Signore, non avevo cosa dare domani a determinate persone che vengono in silenzio a chiedere. Quindi ti ha mandato il Signore. È una bellissima testimonianza, professor Martinez. Io la ringrazio per averci dedicato parte del suo tempo. Grazie a voi. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio.